quando qualcuno è andato da Gesù a dirgli: sei in pericolo, ti vogliono uccidere, Erode ti vuole uccidere, vai via da qui. Qual è la risposta di Gesù in sintesi? No. Quando non era il momento di morire, Gesù passava in mezzo a quelli che volevano ucciderlo. Quando non era il momento, Gesù sapeva come fare. E quando è arrivato il momento, Gesù ha saputo come fare. Si è consegnato, è andato incontro alla morte volontariamente. Volontariamente. Non è che l'hanno dovuto rincorrere mentre scappava via. Gesù non è scappato dalla morte. Gesù si è consegnato coraggiosamente alla morte, con tutte le conseguenze dell'angoscia, della sofferenza e sicuramente anche con paura. Ma ha affrontato, lui ha superato l'angoscia, tutto, ed è andato verso la morte. Gesù è andato verso la morte con forza, con coraggio, con chiarezza, chiarezza massima. E ha detto pure: andate a dire a quella volpe di Erode, che in realtà volpe non è come lo intendiamo noi, astuto, in realtà nel testo greco volpe di Erode, andate a dire a quel fesso di Erode, a quello scemo di Erode, significa questo, non significa astuto. Per noi la volpe, diciamo, è astuta, ma secondo la mentalità del Vangelo è un fesso, diciamo così. Oggi, stamattina, alcune persone che erano come noi in chiesa a pregare in Francia, sapete, no? Che sono state uccise, perfino decapitate, almeno una sicuramente è stata decapitata, cioè significa togliere la testa. Ora non so se è bastato un macete con un solo colpo, oppure c'è voluta più forza per tagliare la testa, c'è bisogno di forza, di un colpo secco. Persone che stavano pregando come stiamo pregando noi. Se venisse detto a te: vattene via da qui, vattene via da Montesanto, perché c'è qualcuno che ti vuole uccidere perché sa che tu sei di Gesù, che tu appartieni a Gesù, cosa faresti? Quale sarebbe la mia e la tua reazione? Se qualcuno ti dicesse, come è stato detto a Gesù: vattene via da qui, ti vogliono uccidere perché tu sei credente. Fratelli, ma questa domanda probabilmente non l'abbiamo sentita ancora oggi, può darsi che domani la sentiremo anche per noi, può essere, perché il mondo sta andando verso quella direzione, ma se anche la domanda così composta come è stata fatta a Gesù, probabilmente non la sentiremo, non l'abbiamo sentita oggi, ma noi stiamo vivendo comunque una persecuzione. Si può essere così liberi di esprimere la fede? Si può essere oggi così liberi di inginocchiarti e pregare? Si può essere così liberi di portare Cristo dagli ammalati negli ospedali? Si può essere così liberi di poter dire che Gesù è il nostro Dio, che Gesù è Dio, il Dio vivo, il Dio vero, il Dio presente? Siamo veramente così liberi? Il mondo e la cultura di oggi, ma il mondo di oggi si sente libero di poter dire qualsiasi cosa contro la Chiesa, qualsiasi cosa contro i cristiani. Tutti si sentono liberi di poter dire tutto su coloro che hanno fede. Ma noi siamo così liberi di poter parlare del divorzio, dell'aborto, dell'omosessualità, dell'utero in affitto, dell'eutanasia? Siamo veramente liberi di poter dire: l'insegnamento di Gesù mi dice questo,
Perché io non posso dirlo? Perché io non posso chiaramente, con chiarezza, una chiarezza che poi fa anche felici gli altri, perché quando tu fai chiarezza nella vita dell'altro, quando mettiamo ordine dentro di noi, quando c'è ordine dentro di me, dentro di te, noi siamo in pace, noi possiamo fare delle scelte. Guardate che la prima cosa, oggi si parla molto di tristezza, di angoscia, di paura, di confusione, le persone stanno male, attacchi di panico, persone che rinchiuse perfino in casa, ma ormai sono anni, non è che dobbiamo calcare soltanto sul problema emergenza sanitaria coronavirus, sono problemi ormai che sono scoppiati da decenni. Quando io ero piccolo, io ho 46 anni, quando ero piccolo, quando ero giovane, ma era raro sentire la parola suicidio. Certamente capitava, ma possiamo dire che 20-30 anni fa le persone si suicidavano come si suicidano oggi? Quando ero piccolo, quando ero giovane, la parola ansia, la parola depressione, attacchi di panico, io non la ricordo quando ero piccolo. I giovani di oggi sono nati con queste parole. I ragazzi, quando vanno a scuola e devono fare un esame o quando devono essere interrogati, usano la parola ansia, attacco di panico, quando poi non è proprio così, non è proprio quello, è tutta un'altra cosa poi l'attacco di panico vero rispetto a una paura di fare l'esame. E allora se l'essere umano sta esprimendo, quindi non c'è la domanda chiara, andatevene da qui perché vi vogliono uccidere, però se questi non sono segnali chiari della sofferenza dell'essere umano, cioè l'essere umano soffre, sta gridando, non ce la fa a vivere, noi non ce la facciamo a vivere. Noi non riusciamo più a trovare il senso della vita, dico noi perché voglio parlare a nome degli esseri umani, ce l'ho il senso della vita, è il Dio, è il mio Dio ovviamente, la mia roccia, come ha detto il Salmo di oggi. Però fratelli miei, bisogna mettere ordine, senza mettere ordine, e dicevo prima che mi rendo conto quando parlo con persone che vivono queste situazioni, la prima cosa da fare, mi rendo conto, da consigliare, senti, devi mettere ordine nella tua vita, lo so che non ce la fai, ti aiuto io. Leggi questo libro, prega in questo modo, parliamo ogni tanto, ti affido ad una persona, metti ordine, cioè mettere ordine nella nostra vita. Non possiamo vivere senza orari, non possiamo vivere, fratelli miei, senza un ordine morale, non possiamo vivere senza delle leggi interiori, non possiamo vivere senza regole. La regola è qualcosa di meraviglioso. Quando i genitori mettono delle regole a casa, stanno dando veramente l'amore ai figli. Tutti i genitori che non mettono regole, e quante mamme che si cominciano a innamorare perché magari o separate eccetera, e ad un certo punto si innamorano pazzamente di un altro e lasciano i figli continuamente a casa, o gli uomini, i papà così, e guardate che questo è una distruzione dei figli. Perché non ce lo possiamo dire con libertà? Può succedere anche a me che sono prete, mi viene la passione, nessuna femmina, non preoccupare, la passione per il pianoforte, va bene? Comincia a suonare pianoforte la mattina e sera, esco pazzo, pianoforte dalla mattina alla sera, e comincio a dare spazio al pianoforte, spazio al pianoforte, e quindi non celebro più, non confesso più, non faccio più catechismo. Che cosa succede alla parrocchia? Che si disgrega, che comincia a cadere, a sfasciarsi, perché la dobbiamo smettere di dire non si deve concentrare tutto sui sacerdoti, no, i sacerdoti non deve essere il centro, sì, magari non si deve concentrare tutto sui sacerdoti, ma se il sacerdote si fa la sua vita, fratelli miei, ma che frutto può
ci può essere come conseguenza nella parrocchia? Che frutto ci può essere se io vedo al pianoforte dalla mattina alla sera? È così evidente? È così evidente? Cioè così naturale? Vedete, noi quasi viviamo un senso di colpa che ci ha paralizzati e abbiamo paura di dirci delle verità. È così, noi dobbiamo dirci la verità, ma dobbiamo smettere di pensare che ci sia un amore che possa coprire il male, un amore che possa coprire la menzogna, un amore che possa nascondere la menzogna. Fratelli miei, non è amore, non è amore. Non esiste un amore che sia vero, autentico, che fa, che chiama il male bene e il bene male. Quindi è importante nella famiglia, nella parrocchia, nel mondo del lavoro, dirci la verità, la verità. E non posso, soprattutto oggi che rispetto a qualche anno fa, che non c'era più un interesse politico, oggi c'è un interesse politico magari contorto, magari sbagliato, la gente ha un interesse politico oggi che questo interesse politico diventa ideologia e prende il posto di Dio nella nostra vita, e solo perché magari quella cosa nel mio partito politico, il mio partito politico dice di no e quindi per me è sbagliata, senza però cognizione di causa, senza buonsenso, senza ragione. Non è, noi cattolici non possiamo ragionare così. Come facciamo a fare carità? Come facciamo a cambiare la società? Come facciamo ad aiutare i poveri? Come facciamo ad aiutare i disabili? Come facciamo ad aiutare le persone ad entrare nella vita della gente se poi noi non abbiamo chiarezza? Chiarezza, una chiarezza morale, regole, ordine. Dio è ordine, la parola di Dio ce lo dice, che Dio è ordine, non può essere disordine. Ma basta guardarci attorno, fratelli miei, tutto è perfetto, le stagioni, le ore del giorno, tutto è perfetto. Abbiamo bisogno di dormire quelle ore, se non dormiamo quelle ore stiamo male, abbiamo bisogno di mangiare, e mangiare bene, se mangiamo male accadono delle cose. Fratelli, questo è l'ordine che sta nella creazione, che ha messo Dio. Quindi il nostro Dio è un Dio che fa le cose con chiarezza e ordine. Scusate, ma quando noi vediamo un dipinto che non si capisce niente, a voglia dire arte contemporanea, voleva dire, cioè tu vedi un, non si capisce niente, e quello dice, mamma mia, è bellissimo, perché da qui voglio capire, ma per capisci, mi piace. Rispetto a un paesaggio, a un mare, bellissimo, no? Anche a me piace la fantasia. Però io capisco da come uno dipinge, capisco anche delle cose. Quando si interpreta qualcosa, esistono perfino i test Rorschach per la psicologia, psicoterapia, dalla macchia tu che cosa vedi, e quello ti fa l'analisi, no? Quindi guardando Dio, guardando la creazione, esce fuori un Dio che è ordine, è bellezza, è bontà, è chiarezza, è chiarezza. Fratelli miei, in questo Vangelo di oggi, Luca capitolo 13, dopo che Gesù manda a dire a quel fessacchiotto di Erode certe cose, a un certo punto Gesù guarda Gerusalemme, che è la città santa, nella quale Dio si è manifestato tante volte. E però questa volta Gesù, con tristezza, dice: Gerusalemme, Gerusalemme, possiamo mettere anche il nostro nome, Padre Michele, Montesanto, Montesanto. Gesù dice a te, Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi, cioè con le pietre uccidi, quelli che sono stati mandati a te, no? I profeti, gli uomini e le donne mandati a te a parlarti nel nome di Dio. Quante volte noi lo facciamo quando qualcuno ci dice una verità e noi non la vogliamo sentire? Quante volte ho voluto raccoglierti, raccogliere i tuoi figli, no? Questo ci ricorda l'Antico Testamento, Dio che come una chioccia prende i pulcini sotto le ali, ma come anche una madre, Dio che è anche madre e padre per noi. Quante volte lo facciamo pure noi? Dio vuole raccoglierci, Dio ci vuole guidare? No, noi abbiamo fatto la nostra scelta, il male, abbiamo fatto la nostra scelta perché dobbiamo soddisfare il nostro corpo, il nostro stomaco, dobbiamo soddisfare la nostra ragione, dobbiamo soddisfare la nostra bellezza, dobbiamo soddisfare la nostra sessualità, e poi, e alla fine, alla fine, quando io morirò, gli altri cosa diranno di me? Ausaccia chi lei. Vorrei dire una parola in questo momento, però non posso, perché
è napoletano però è molto forte, meglio di no. Però cosa si dirà? Perché le persone, quando noi moriremo, per dire chi siamo, cosa faranno? Si ricorderanno dei nostri peccati e vizi che erano pubblici. No, qui ci va a dire, ah, è morto chi, l'umbriacone, è morte fame, è morte chi là, gli è sempre che fede. Questo si dice, cosa diranno di me e di te? Qual è l'appellativo? Cioè, che segno abbiamo dato al mondo? Perché questa è la santità, questa è la santità, questa è la santità. E finisco dicendo, ultimamente mi muovo molto durante l'omelia, ho notato. Nella prima lettura, la lettera di San Paolo apostolo agli Efesini, San Paolo ci ricorda che esiste Satana, il diavolo, e dice che la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. E dà dei consigli: prendete dunque l'armatura di Dio. Abbiamo bisogno di un'armatura perché possiate resistere nel giorno cattivo, e questo non è un giorno cattivo, e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace, l'evangelizzazione, vedete? Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno, ed è scritto pure con la M maiuscola, maligno, come nome proprio, come persona. Perché ricordate che Paolo VI disse a Piazza San Pietro il 15 novembre del 75 che Satana è un essere, persona perversa e pervertitrice, perverso e cerca di pervertire tutti noi. La lettera agli Efesini, capitolo 6, 10-20, viene chiamata la lotta spirituale. Rileggetelo in questi giorni, anzi giovedì quando fate il ritiro rileggetelo ancora di più, rileggete Efesini 6-10-20, la lotta spirituale. Prendiamo spunto, perché il Signore ci dice come poter superare. Molti francesi credenti si stanno riunendo davanti, se non sbaglio, alla statua di San Michele Arcangelo, così spontaneamente a pregare. Voi come volete rispondere a tutto questo? Certamente con l'amore, con il perdono, però anche con la verità, con la preghiera, innalzare a Dio la preghiera. Chi di voi ha abbandonato Gesù Eucaristia?